E benvenuti in questo nuovo shortino, breve approfondimento nel quale termineremo il discorso su Sternberg che abbiamo già incontrato parlando dei suoi 13 stili cognitivi e della teoria delle intelligenze. E oggi invece ci occuperemo di un altro tema a lui molto caro, che è l'amore, e della sua teoria triangolare dell'amore. In questa teoria l'autore ci dice che l'amore può essere compreso in termini di tre componenti, che sono l'intimità, la passione e la decisione o impegno, che metaforicamente, idealmente, potrebbero essere visti come i vertici di un triangolo, e quindi ad un vertice c'è l'intimità, ad un altro la passione e ad un altro la decisione e impegno. La prima componente, che è quella dell'intimità, si riferisce al livello di confidenza, di complicità che ci può essere tra le due persone che vivono questo sentimento. Quindi questa componente determina nella coppia il prendersi cura l'uno dell'altro, il dare molto valore al rapporto della coppia stessa e alla condivisione di tanti valori. La componente passione riguarda invece quelli che sono gli aspetti più impulsivi della coppia, e quindi l'attrazione fisica, il desiderio sessuale, ma anche il desiderio di appartenenza alla coppia e di dominio o di sottomissione. La terza componente è quella della decisione e impegno, che sono comunque due caratteristiche un po' diverse, perché la decisione è il decidere di cominciare ad amare qualcuno, e quindi è una cosa che avviene nel breve termine, quindi è il primo passo che si fa all'interno della coppia. L'impegno invece è quello che sottende il lungo termine, cioè un impegno che si prende nel tempo. I due aspetti possono anche essere separati, in quanto non è detto che alla decisione poi segua per forza l'impegno, e non è detto nemmeno che l'impegno sia una conseguenza della decisione. L'autore poi ci dice che partendo da questi tre aspetti molto diversi, le combinazioni tra questi tre aspetti danno vita a sette tipologie di amore che si possono poi riscontrare nella realtà. Ora le andiamo a vedere velocemente tutte e sette. La prima è la simpatia, dove c'è soltanto la caratteristica dell'intimità ed è la classica relazione che si può definire una vera e propria amicizia perché è basata sulla confidenza, sul volersi bene, ma senza per forza l'aspetto passionale o quello della decisione e dell'impegno. Il secondo è l'infatuazione, dove è presente soltanto la passione, ed è tipico di quelle storie che nascono improvvisamente, che sono così travolgenti da un punto di vista passionale, ma che spesso, dopo poco tempo, finiscono con una disillusione. Questo rapporto solitamente si basa infatti sull'idealizzazione dell'altro e quindi su un'idea che ci si fa dell'altro, e poi molto presto ci si scontra con la realtà perché la realtà non è come quella che ci eravamo immaginati. Il terzo è l'amore vuoto, che si basa invece solo su decisione e impegno. E questa è la classica storia che c'è tra due persone che magari stanno insieme da tanto tempo e che trascinano la propria relazione o per questioni economiche o perché ci sono figli e non riescono a separarsi. Ma mancano ovviamente tutte le componenti di intimità e di passione. La quarta è l'amore romantico, che è quella formata dall'intimità più la passione, ed è la classica storia delle favole o delle grandi storie cinematografiche o letterarie, dove i due protagonisti si amano di una passione intensa, eccetera, ma per ostacoli esterni non possono e non riescono a stare insieme. E di conseguenza quindi a progettare un futuro che possa implicare anche la componente dell'impegno. Il quinto è quello dell'amore amicizia, che vede le componenti dell'intimità più decisione e impegno. Ed è il caso delle storie d'amore che durano da tanto tempo, dove c'è molta complicità, dove ci si vuole molto bene, ma si vede pian piano sfumare l'aspetto passionale. Il sesto invece è l'amore fatuo, che è quello che vede il connubio tra passione e decisione e impegno. Quindi è il classico esempio di amore tra persone che hanno preso una decisione molto affrettata perché si sono trovate bene, perché c'era una forte passione, e hanno deciso di stare insieme, senza però aver fatto i conti con una progettualità, con un impegno che potrebbe poi essere proprio la causa, questo mancato impegno, del frantumarsi della storia. Infine c'è l'amore vissuto, che è il connubio perfetto. L'amore perfetto perché racchiude tutte e tre le componenti, e quindi la passione, l'intimità e la decisione e l'impegno. È sicuramente quello più difficile da trovare, non impossibile, ma difficile perché bisogna poi nella coppia cercare di mantenere vive tutte e tre le componenti nel tempo. L'autore ci dice che ovviamente nella vita di ognuno di noi questi triangoli poi si intrecciano, non si rimane fissi soltanto su uno, e quindi l'amore è un po' anche un intreccio di questi vari triangoli. Bene, con questo racconto sulla teoria triangolare dell'amore il mio video di oggi è finito. Io vi saluto e vi rimando alla prossima.